nostra vita naturale, terrena, ci sono dei momenti, delle fasi, momenti in cui da piccoli, da fanciulli, sentiamo sempre il bisogno di avere la mamma e il papà al nostro fianco. Ci sentiamo così protetti, vogliamo essere guidati, ma man mano che si cresce si cerca autonomamente di intraprendere le proprie vie, di realizzare così i propri obiettivi. Dal punto di vista spirituale, ecco, noi dovremmo in modo inversamente proporzionale relazionarci con Dio. Più impariamo a conoscere il Signore e più siamo consapevoli che abbiamo bisogno del Signore. Abbiamo bisogno di essere guidati da Lui, perché più lo conosciamo e più sappiamo quanto Egli davvero ci ami. La volontà di Dio, il desiderio di Dio verso ciascuno di noi individualmente, personalmente, è quella di volerci guidare, condurre. Guai se pensiamo o immaginiamo di poter fare a meno della guida del nostro Signore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Il Signore si è avvicinato a noi perché noi avevamo un grande bisogno. Sotto ogni aspetto, Dio vuole guidarci, Dio vuole condurci. Per questo ha mandato il suo figliuolo, per recuperare ciò che era perduto. E il Signore è colui che sempre vuole prendere le redini della nostra vita nelle sue mani, per condurci, per guidarci, non per essere un oppressore, non per toglierci la libertà che sempre ci è garantita, ma il Signore è colui che vuole che noi ci affidiamo a Lui. Lo Spirito Santo per mezzo della parola ci guida e nella parola troviamo tutte le indicazioni affinché noi possiamo condurre la vita da figli di Dio come Egli desidera che noi la conduciamo. Dobbiamo sentire questo bisogno di essere guidati. Signore, io voglio che tu sii la mia guida.